Cari amici appassionati di orologi, ben trovati. Io sembro uno sfollato, sono anche senza voce, ma sono appena sbarcato da Milano. Sono tornato ieri a tarda notte dal Watch of Italy. Una cosa di cui parleremo sia sul canale fra qualche giorno che in una diretta che stiamo organizzando con gli altri youtubers, perché questa volta il Watch of Italy ha veramente stupito. L'orologio invece che ho acquistato oggi, perché questo non me l'ha mandato l'azienda, l'ho acquistato e poi vi spiegherò perché, è un Phoebos Sea Nymph. Non me l'ha mandato l'azienda, penso perché è un orologio da donna e probabilmente pensavano non mi sarebbe interessato. In realtà è un orologio molto interessante perché è un 38 mm, ma poi le caratteristiche le vedremo dopo, con quadrante, almeno da quanto dichiarato dalla casa, in vetro mare perla, ma con un form factor molto particolare, con delle dimensioni che piacciono molto agli utenti italiani, anche uomini, anzi soprattutto uomini, perché sono dimensioni che sono veramente dimensioni di tendenza. Ed è strano come questo orologio, insieme a un altro Phoebos che invece è 40 mm, passino totalmente in sordina rispetto ad altri segnatempo che magari sono spinti maggiormente dal marchio, nonostante esteticamente, ripeto, e costruttivamente siano veramente interessanti. Ma andiamo ad aprire la scatola. L'orologio l'ho preso su Amazon e da questo punto di vista c'è anche da osservare un altro vantaggio. L'ho comprato quando ero a Tortone, dopo 24 ore ero sempre fuori e arrivato a casa a Cagliari. Quando l'azienda mi manda degli orologi da recensire, solitamente passa un mese prima che io li riceva e qualche volta me li hanno dovuti anche rimandare perché non arrivavano. In tutto ciò, naturalmente, comprandolo su Amazon abbiamo i dazi e l'IVA inclusi e, tra l'altro, cosa che non guasta, cliccando sul link aiutate anche il canale, ma questo è un altro discorso. L'orologio si presenta con la classica scatola realizzata in simil Kevlar, un tessuto scuro cucito con l'etichetta Phoebos sopra e con un bottone di sicurezza. Aprendola, oltre la solita manualistica, troviamo l'orologio. Vi dicevo, dimensioni e form factor molto interessanti. Abbiamo 38 mm di diametro per 44 mm di lug to lug per uno spessore di 12 mm. Questo orologio è un 200 metri, voglio ricordare. Il bracciale è un 18 mm con sgancio rapido delle anse, quindi si può levare facilmente, con maglie a vite e con una chiusura deployante con tre micro regolazioni ricavata dal pieno. Insomma, un bracciale veramente ben fatto per un orologio altrettanto ben fatto. Ma andiamo a vedere le particolarità di questo segnatempo, che ha una ghiera, in questo caso con un inserto in alluminio, e con un bellissimo design che secondo me si sarebbe veramente mal prestato a orologi con diametri più grandi. Invece in questo orologio, beh, il design di questa ghiera mi piace veramente tanto, un grip veramente sorprendente per una ghiera da 120 scatti che si presenta in maniera diversa dalla maggior parte delle ghiere montate su altri orologi. Solo il dot luminoso a ore 12, sono 15 strati superluminova BGV9 su tutti gli indici, sulle sfere e sul dot dell'orologio. All'interno troviamo un vetro zaffiro leggermente bombato con triplo antiriflesso, veramente d'impatto. Il vetro protegge il quadrante, un quadrante che ha una spirale che sembra quella dell'obiettivo di una fotocamera in madreperla, in questo caso un madreperla nero, anche se sembra blu, con indici applicati molto luminosi, come sono molto luminose le sfere e molto visibili sia di giorno che di notte. Finestra data a ore 6, mentre a ore 3 abbiamo una corona a vite che funziona molto bene e che è protetta da due spallette molto abbondanti.
anche da questo punto di vista l'orologio è molto interessante, così come è interessante la grafica del fondello, un fondello a vite molto robusto che ha naturalmente incise tutte le caratteristiche dell'orologio, ma al centro ha un sub che sta nuotando tra i coralli. Beh, questo sub è una donna, ecco come Phoebos ha voluto interpretare e omaggiare anche le donne appassionate di subacquea che magari ricercano un orologio come questo. Però, come vi dicevo, l'orologio secondo me strizza l'occhio non solo al pubblico femminile, ma anche nel caso dell'Italia al pubblico maschile, perché si indossa molto bene, perché le dimensioni sono assolutamente proporzionate al polso e soprattutto sono le dimensioni che molti di noi ormai iniziano a cercare in orologi anche subacquei, dimensioni sempre più piccole, anche se io che vengo dai primi anni della mia passione per l'orologeria, dove orologi al di sotto dei 42 mm già erano piccoli, al di sotto dei 40 mm erano definiti da donna, beh, credo che questa tendenza sia destinata prima o poi a invertirsi, perché stiamo rimpicciolendo effettivamente troppo. Vi dicevo che Phoebos ha anche un altro orologio a catalogo che assomiglia molto a questo, ma è più maschile. Anche in quel caso quell'orologio è decisamente poco conosciuto e poco pubblicizzato dalla casa, anche se io lo trovo molto interessante. Non l'ho potuto comprare perché non potevo permettermi, sinceramente non mi sentivo neanche di comprare due orologi insieme per una sola recensione, però sicuramente vi metto il link in descrizione anche di quello e ditemi se vi fa piacere vederlo nel canale. Ma voi cosa ne pensate di questo Phoebos C-Nymph da 38 mm pensato dall'azienda per il pubblico femminile, ma secondo me anche molto adatto ai gusti del pubblico maschile italiano? Beh, scrivetemelo in descrizione, noi ci diamo appuntamento alla prossima video recensione. A presto!